Bene a tutti ragazzi, benvenuti al terzo episodio della nostra carriera giocatore. Allora, ci eravamo lasciati con un'offerta di prestito che voi avevate deciso di rifiutare, che era quello del Cheltenham Town, quindi rifiuto. E un'altra cosa, vi avevo chiesto nello scorso episodio se rimanere al City o andare in prestito, e andare in prestito dove. Mi avete detto di giocare comunque la partita con Liverpool e poi decidere dopo. Quindi andiamo a giocare la partita con Liverpool, siamo in casa all'Etihad Stadium, maglie scelte, tempo sereno. Giochiamo con prima punta da soli con alle nostre spalle Fernandinho. Speriamo di far bene, così magari arriva un'offerta un po' più bella. Etihad Stadium, madonna che grafica. Manchester City Liverpool è uguale alle inquadrature che ci sono in TV. Davvero tanta roba. Anche i microfoni accanto ai telecronisti davvero tanto molto belli. Le inquadrature sono fantastiche. Oh, la madonna che spettacolo. Guardate il numero 9, la prima punta. Che onore. E andiamo subito a giocare. Non pensiamoci più. Lancio per Kundispa, che la allarga per Silva. Silva la butta dentro. No. Kundispa, cambio di gioco ottimo e intelligente. Cross in mezzo. Kundispa! La parata. È il primo tiro che facciamo, non solo noi, ma tutto il City. Clamoroso. Kundispa, la mette dentro. Il tiro! Come fai a sbagliarlo? E poi mi dite di non essere egoista. Porca di quella troia. Inguardabile. Sturridge segna il gol del vantaggio al 90esimo, proprio nel minuto di recupero, con un pallonetto su Hart. I nostri difensori immobili. Hart non poteva fare altro che uscire. E c'è l'1-0 del Liverpool. Kundispa vede l'arrivo del suo compagno, lo serve ottimamente. Cioè, ma almeno tira, porca troia, tira. Finisce qua. Terminiamo con una valutazione, non dico altissima, ma comunque importante, perché nonostante abbiamo perso, le uniche occasioni offensive le abbiamo avute noi, le abbiamo costruite noi. Usciamo con una valutazione di 6.4, se non sbaglio, adesso andremo a vedere. L'ultimo secondo prima che finisse la partita era 6.4, magari adesso è scesa. No, è ancora 6.4. E siamo cresciuti di più in diverse cose, anche perché abbiamo corso più di 3.000 e 200 metri. Allora, dopo la partita con il Liverpool aspettiamo che arrivino le altre offerte. Abbiamo rifiutato a inizio episodio quella del Cheltenham Town, e adesso aspettiamo che arrivino le nuove offerte. Qua ci avviciniamo alla partita con lo Stock, che sicuramente non giocheremo. Vediamo. E infatti simuliamo la partita con lo Stock. Gioca Jovetic al nostro posto, simuliamo subito senza perdere tempo. 1-1 Jovetic e Diouf. Allora, siamo all'ultimo giorno di mercato e dovrebbero arrivare proprio adesso le offerte per i prestiti. Vediamo. 8 ore alla fine del mercato, non arriva ancora nulla. Finalmente ne arriva una. Swindon Town, rifiutiamo. Vediamo adesso. Niente ancora. Niente alla quinta ora. Quarta ora mi sa l'ultima offerta. Il Brentford. Non sarebbe male, perché siccome il Brentford non è in quarta divisione inglese, ma è forse in terza. Allora, il Brentford, non ricordavo, è in seconda divisione inglese, quindi è un'ottima squadra. Un'ottima squadra dove crescere. Andremo anche a sfidare il nostro passato con il Wolverhampton, non so se ricordate. E poi cos'è che faremo? Ah, andremo a sfidare comunque squadre abbastanza conosciute come il Fulham, il Cardiff, squadre abbastanza importanti che sono state fino a pochi anni fa in Premier e hanno giocato anche piuttosto bene, comunque sono squadre conosciute. E quindi io decido di accettare il Brentford. Spero che tutti siete contenti della mia decisione. Kundispa arriva in prestito dal Manchester City al Brentford. Siamo in seconda divisione, quindi
non è niente male. Magari io aspettavo una squadra un po' più conosciuta, tipo il Fulham oppure il Wolverhampton, naturalmente. Vinciamo un premio, facciamo le valigie. Wow. Allora, la maglia però è tanta roba. Guardate, ci siamo col numero 13, anche se volevo un altro numero, peccato. Avanziamo, io direi che se ci fanno giocare di andare a giocare la nostra almeno una partita. Vediamo. Non saremo mai subito titolari, ci vogliono in coppa contro il Norwich. Nel Norwich, se non sbaglio, ci gioca un mio ex pupillo di cui ho anche la maglia, che è Kyle Lafferty. Allora, ho aggiunto, perché della... come si dice? Dalla console non si può, ma dal PC sì. Ho aggiunto la barba al mio giocatore per rendere un po' più reale. Guardate, adesso sono più io che di prima. E comunque, allora, avanti, quindi andiamo a giocare la partita col Norwich. È una partita di coppa. Vediamo, la maglia del Norwich, la gialla, va più che bene. Non fa vedere l'altra squadra, speriamo ci sia Kyle Lafferty. Speriamo di affrontare, soprattutto speriamo di vincere e almeno di segnare per una volta. Allora, siamo per la nostra prima partita con il Brentford. È una partita di Capital One Cup. È tantissimo che non dicevo Capital One Cup. Contro il Norwich. Vediamo se c'è Kyle Lafferty, ma dalle inquadrature non dovrebbe esserci. Siamo appena arrivati, guarda, ci inquadrano anche con la nostra barbetta incolta. Siamo, abbiamo 20 anni nel gioco, quindi 21 comunque va più che bene. No, l'arbitro si chiama Ramsey. Allora, è tutto pronto, possiamo cominciare. Lancio lungo per Kundispa. Palla troppo lunga. Uno contro uno, Kundispa può andare. Prova a defilarsi perché ne ha tre attorno a lui. Kundispa va, non c'è nessuno che può aiutarlo. Kundispa fino in fondo. Kundispa prova a rientrare. Ancora Kundispa, prova il cross, si guadagna questo calcio d'angolo. Kundispa bravissimo, capisce l'intenzione degli avversari. Kundispa la palla sul mancino. Kundispa ci prova. Palla che sfiora il palo e va sul fondo. Kundispa prova a lanciare il suo compagno, lo serve con una magia, ma il suo compagno non capisce niente. Kundispa prova una magia. Kundispa in aria. Kundispa col sinistro. Porca di quella troia. Col mancino non riusciamo a inquadrare la porta da vicinissimo. Lancio lungo per Kundispa. Se ne va, incredibile. Che forza fisica. Ancora lui. Kundispa in aria. Kundispa. No, non ci credo. Primo tiro in porta del Norwich. Primo gol. 1-0 Norwich. Brentford in svantaggio. Cross in mezzo. Kundispa ci prova. Che elevazione, ma tira un po' centrale. Tiene palla e serve in profondità il suo compagno che va. Può correre. Lui è in mezzo. Si fa vedere. Ci prova. Viene ucciso proprio. Kundispa prova a crossare. In mezzo sono un sacco di suoi compagni. Kundispa prova il cross. Traversa, non ci crediamo. Sfortunato il Brentford. Largo Kundispa. Può andare. In mezzo c'è un suo compagno per terra, quindi è inutile il cross. Prova a inventarsi qualcosa. Kundispa la butta dentro. Non ci arriva ancora nessuno. Kundispa può andare. Un po' di spazio. È stanco, molto stanco anche gli avversari. Kundispa palla fuori. Finisce qua. Il Brentford è fuori dalla Capital One Cup. Ma noi abbiamo giocato una grande partita, secondo me. Abbiamo giocato bene, abbiamo sfiorato più volte il gol. Ci è mancato soltanto un po' di precisione sotto porta. Allora ragazzi, siamo valutazione 67. Dovrebbe esserci un'altra partita che noi non giocheremo adesso, perché non so neanche se giochiamo titolare. Quindi l'idea dell'allenatore è di tenerci sempre, non sempre, ma quasi sempre titolari. L'abilità palla è salita di 60, noi siamo 67. Due partite abbiamo preso, valutazione 6.4 in entrambe. Vediamo i nostri obiettivi per questa stagione, scusatemi. Avanti. Ah, posso cambiare il numero di maglia? Sì. 9. Ah, ho scelto il 9, quindi avremo il 9 finalmente. Magari se potremmo usare anche il 10, però per adesso scelgo il 9. Allora, obiettivi, fornisci 5 assist per i compagni, realizzazione del 10%, almeno 11 gol e valutazione media
6.0 superiore. Non sono obiettivi troppo alti, tranne gli 11 gol in stagione. Comunque, potremmo provarci e dobbiamo riuscirci soprattutto. Ragazzi, adesso il video è finito. Vi ricordo che per avere il nuovo episodio, quindi l'episodio numero 4, dovete raggiungere almeno gli 800 mi piace. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su. Commentate rispondendo magari se vi faccio qualche domandina. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, che stiamo per raggiungere 19.000 iscritti. Quindi grazie a tutti voi. Condividete il video, aggiungete le preferite. Noi ci vediamo, penso già domani, con il prossimo video. E chissà cosa sarà. Bella.